Nel VI secolo a.C., un gruppo di esuli, fuggiti dall'isola di Samo per sottrarsi al dominio del tiranno Policrate, fondò una nuova città dal nome augurale di Dicearchia, città della giustizia. Il grammatico latino Festo ci racconta. Dicearchia era chiamata quella che oggi è Puteoli, poiché quella città una volta era retta da grande giustizia. Il sito dell'antica città, che diventerà poi la romana Puteoli, viene tradizionalmente collocato su di una collina tufacea, a picco sul mare, oggi nota come Rione Terra. Se della cittadella greca nulla è rimasto, il quartiere moderno, evacuato solo intorno al 1970 a causa del bradisismo, rispecchia fedelmente l'impianto viario della colonia che i romani fondarono nel 194 a.C., ben consapevoli degli enormi vantaggi che ad essi sarebbero derivati dal porto di Pozzuoli per lo sfruttamento delle risorse commerciali provenienti dall'Egitto, dalla Siria, dall'Asia e dalle province orientali che Roma andava conquistando. Questa particolare funzione economica della città e il conseguente benessere economico resero Pozzuoli il porto di Roma, in età repubblicana e poi imperiale, e uno dei porti più importanti del Mediterraneo. Sempre Festo ci racconta. Pozzuoli rappresentò nell'antichità, dopo il declino di Delo, tutto ciò che questo famosissimo porto ed emporio rappresentò allorché era il più grande di tutte le terre, cui proprio Puteoli ebbe l'onore di succedere come massimo porto ed emporio di tutto il mondo. Questo ruolo che la città ricoprì per oltre tre secoli è testimoniato dai grandiosi monumenti superstiti sul Rione Terra. Oltre allo schema del tessuto viario romano, sono custodite numerose strutture della colonia romana, inglobate negli edifici moderni. Spicca fra tutte il cosiddetto Tempio di Augusto. Conservatosi, malgrado la trasformazione nell'undicesimo secolo in chiesa di San Procolo, il tempio subì gravi mutilazioni nel 500 e nel 600 ed è stato riscoperto solo in seguito ad un incendio che nel 1964 ha distrutto le vestigia della chiesa barocca che lo ricopriva. Sono così tornate alla luce le pareti delle celle del tempio, in finta opera quadrata di marmo, scandite da paraste, e le colonne, anch'esse in marmo, con i ricchi capitelli corinzi. Il tempio, fatta eccezione per qualche esempio romano, costituisce un unicum, anche perché è datato. Conosciamo infatti, grazie a un'iscrizione collocata al di sopra della porta laterale della chiesa, il nome dell'architetto che lo costruì. Lucio Cocceio Aneto, lo stesso di cui si debbono le grandi gallerie di Napoli e di Cuma. L'attrazione al culto di Augusto è dovuta a un'errata lettura di un'iscrizione esistente sino al XVI secolo sulla fronte dell'edificio, in cui va invece riconosciuto il Capitolium della colonia romana. Ben presto la città dovette espandersi sulla collina che, di fronte al Rione Terra, sale sino al cratere della Solfatara. Ed ancora oggi sono qui conservati i suoi più importanti monumenti, dai due anfiteatri alle grandi terme pubbliche, note come Tempio di Nettuno, alle grandi cisterne destinate ad alimentare la città bassa e il porto, sino al mercato, meglio noto come Serapeo, e alle vestigia della principale strada extraurbana di Pozzuoli, la via Consularis Puteolis Capuam, che congiungeva la città con il ricco entroterra campano, con Capua e Roma, ancora oggi orlata da tombe monumentali. Uscendo dal Rione Terra, prima di raggiungere l'anfiteatro, si incontra un giardino ricco di aranci,
vero polmone verde per la città moderna, dove sorgono due delle più importanti cisterne d'acqua puteolane, la piscina Luciano e la piscina 100 Camerelle. Delle 100 Camerelle, di cui pure esiste un preciso rilievo settecentesco, non si conosceva l'esatta ubicazione sino a che il recentissimo crollo di un muro di contenimento della Villa Avellino non le ha riportate alla luce. La cisterna, dove si raccoglieva l'acqua piovana, è lunga 50 metri e larga 20. Essa è divisa in un gran numero di ambienti, con alte volte a botte, comunicanti per mezzo di passaggi arcuati. Sulle pareti, in opera reticolata, è ancora conservato lo spesso rivestimento in intonaco idraulico. Il più imponente degli edifici pubblici puteolani è senza dubbio l'anfiteatro di età Flavia. Divenuto insufficiente il precedente anfiteatro di età repubblicana, e la presenza di due anfiteatri è un segnale evidente del ruolo che la città si conquistò nell'Italia antica, i puteolani decisero di costruirne uno nuovo, adatto allo sviluppo che intanto Puteoli aveva avuto, e su ognuno degli ingressi del monumento apposero orgogliosi l'iscrizione: la colonia Flavia Augusta Puteolana eresse a sue spese. Ed in effetti l'anfiteatro, con la sua lunghezza di 149 metri e la sua larghezza di 116, era inferiore soltanto al Colosseo e all'anfiteatro di Capua ed era capace di accogliere almeno 20.000 spettatori. All'esterno l'edificio si articolava su tre ordini architettonici, coronati in alto da un attico ed era circondato da un portico ellittico, costituito da pilastri di pietra, poi irrobustiti da pilastri di mattoni, che portava agli ingressi dell'edificio. Quattro maggiori, disposti alle estremità degli assi, e 12 secondari, per facilitare il flusso degli spettatori. Dal portico esterno si accede, per tre passaggi intermedi, al grande ambulacro interno, perfettamente conservato. Questo consente l'accesso a un corridoio di servizio che, svolgendosi sotto il podio dell'arena, si interrompe in corrispondenza di un grande ambiente a pianta semicircolare destinato al culto delle divinità protettrici dei giochi e dell'imperatore e conduce al piano dell'arena, sul quale si aprono la grande fossa centrale e le botole dei pozzi di manovra dei sotterranei che durante gli spettacoli erano coperti da robuste tavole di quercia. Meno ben conservata è la vasta cavea che durante il Medioevo venne spogliata del suo rivestimento architettonico in marmo e utilizzata come sostegno di case coloniche. Un complesso dispositivo di scale permetteva l'accesso alla cavea che comprendeva tre ordini di gradini ed era coronata in alto da un portico decorato da colonne ora depositate nei sotterranei e da una gran quantità di statue, andate tutte distrutte nei forni per ricavarne calce. Integralmente conservati sono invece i sotterranei, che furono protetti dallo spesso strato delle eruzioni della vicina Solfatara e sono stati liberati solo negli anni 40 del nostro secolo.
Lo stato di conservazione dei sotterranei permette, meglio che in ogni altro monumento analogo del mondo antico, di farsi un'idea chiara del complesso meccanismo degli spettacoli di cacce e combattimenti con le fiere che si svolgevano nell'anfiteatro ed offre al visitatore uno spettacolo di grande suggestione. Due corridoi rettilinei posti lungo gli assi maggiore e minore del monumento e incrociantisi al centro costituiscono le principali arterie dei sotterranei insieme a un terzo corridoio curvilineo. Su questo si aprono una serie di celle basse e anguste disposte in numero di 40 su due piani nelle quali erano custodite le belve e tutte le apparecchiature sceniche. Attraverso le botole dell'arena, con un sistema di carrucole, le gabbie delle fiere venivano sollevate sull'arena e le belve libere suscitavano l'ammirazione degli spettatori, colpiti anche dall'improvviso apparire dalla fossa centrale dell'arena delle grandi scenografie di quel mondo orientale, col quale si svolgevano quei traffici commerciali che hanno reso Pozzuoli uno dei porti più importanti del Mediterraneo e il grande porto di Roma. Il Tempio di Serapide è indubbiamente uno dei monumenti più singolari dell'area flegrea, sia dal punto di vista archeologico che da quello geologico. Da sempre, infatti, l'edificio ha rappresentato per i puteolani una sorta di termometro del bradisismo, quel fenomeno di abbassamento e di sollevamento della crosta terrestre che anche recentemente ha interessato la zona puteolana. Strumento di misurazione immediata del fenomeno sono le tre grandi colonne di cipollino grigio, le uniche ancora dritte sulle basi, lungo i fusti delle quali i fori dei litodomi, molluschi che vivono a pelo d'acqua, indicano il livello cui è giunta l'acqua del mare nelle varie epoche. Sappiamo con certezza che nel Cinquecento il pavimento si trovava a circa 6 metri sotto il livello del mare. Da allora sino al Settecento l'edificio è andato sempre riemergendo, tanto da rendere possibile l'inizio degli scavi. L'acqua che ancora oggi ricopre il pavimento marmoreo proviene da sorgenti termominerali che scaturiscono alla periferia dell'edificio, per lo sfruttamento delle quali il Serapeo divenne, nel 1816, per iniziativa dei Borboni, una terma pubblica. Il monumento, che deve il suo nome al rinvenimento nel 1750 di una statua di Zeus e Serapide, è in realtà un grande macellum, cioè un mercato pubblico del tipo canonico a pianta rettangolare, con un cortile porticato, edificio rotondo centrale e botteghe lungo i lati. Le sue dimensioni notevoli, 75 metri di lunghezza per 58 di larghezza, si addicono al mercato di un grande centro commerciale quale fu Pozzuoli in età romana. Il cortile centrale è circondato da un portico di 36 colonne di granito grigio con capitelli di tipo corinzio, decorati da conchiglie contenenti piccoli delfini. Oggi queste colonne sono tutte cadute,
fatta eccezione per le tre colonne di cipollino che si elevano di fronte all'ambiente absidato aperto al centro della parete di fondo. In questo ambiente, che in antico aveva una ricca decorazione marmorea, si trovavano le statue delle divinità protettrici del mercato, Serapide ed altre divinità egizie, oltre a personaggi della famiglia imperiale. Si sono infatti ritrovate anche iscrizioni in onore dell'imperatore Alessandro Severo e i gruppi scultorei di Dioniso col Fauno ed Oreste ed Elettra, oggi conservati al Museo Nazionale di Napoli. Alle estremità della parete di fondo, altri due grandi ambienti fungevano da sontuose latrine, rivestite anch'esse di marmi, decorate da nicchie per statue e munite di banchi marmorei forati, sotto i quali un canale di scarico garantiva lo scorrimento delle acque. Tutti intorno al portico si aprivano poi le botteghe, mentre al centro del cortile è la grande Tholos, edificio circolare con probabile copertura di forma conica, sorretta da 16 colonne di marmo africano. Il nucleo principale del monumento risale ad età Flavia ed è contemporaneo al grande anfiteatro, come attesta l'iscrizione dedicatoria. Massimo, a sue spese, fece costruire il macellum, completo di decorazioni e botteghe d'affitto, ed egli ancora, per la dedica dell'edificio, offrì un banchetto al popolo. Nel 95 d.C., l'imperatore Domiziano promosse la realizzazione della via Domiziana per collegare più rapidamente Roma con Pozzuoli. Come di consueto, per le strade romane extraurbane, la via era orlata sui due lati da tutta una serie di costruzioni monumentali a carattere funerario, costruzioni che non venivano mai realizzate all'interno dei centri abitati. Ancora oggi, il tratto della via Campana che conduce da Pozzuoli a Quarto è chiaramente riconoscibile, oltre che per la presenza della pavimentazione antica in bei basoli, anche per i numerosi sepolcri che la fiancheggiano e che tanto bene rendono l'aspetto che doveva avere la principale via extraurbana di Pozzuoli. Rimasti sempre in luce, benché nascosti da rovi e da una vegetazione spontanea spesso inestricabile, questi monumenti che tanto colpirono gli studiosi napoletani e i viaggiatori del Settecento devono la loro sopravvivenza all'essere stati utilizzati come rifugio per pastori o come cellai per le case coloniche che con il tempo si sono ad essi sovrapposte. Malgrado la perdita di molte delle decorazioni pittoriche o in stucco che ornavano i sepolcri, e la rovina dei prospetti esterni, dovuta oltre che alla mano dell'uomo, all'effetto degli agenti atmosferici, le necropoli puteolane sono di grande interesse per lo studio dell'architettura funeraria della Campania. Nella tipologia architettonica prevale il sepolcro del tipo battezzato a colombario dagli eruditi settecenteschi, per la somiglianza che le nicchie ricavate sulle pareti degli ambienti hanno con le colombaie. Si tratta di ambienti con alta volta a botte, sulle cui pareti sono ricavate, spesso su più livelli, delle piccole nicchie sul piano delle quali venivano cementate le urne in terracotta contenenti le ceneri dei defunti e che erano sigillate da una lastra in marmo con l'iscrizione funeraria che indicava il nome e l'età del defunto. La maggior parte dei sepolcri ha il colombario scavato come ipogeo al di sotto del piano stradale. Altri sono costituiti da due colombari sovrapposti. In questo gruppo, noto come necropoli di Via Celle, spicca un grande mausoleo a due piani, la cui facciata mostra perfettamente conservato il rivestimento in mattoni.
poco lontano dai sepolcri di Via Celle, che sono oggi di proprietà demaniale, è stato reso accessibile non molti anni fa, in località Caiazzo, un altro imponente gruppo di ipogei, addossati gli uni agli altri, cui si accede attraverso una ripida scalinata. I primi due ambienti che si incontrano sono quelli di maggiore dimensioni e di più grande interesse. Sulle pareti si aprono, disposte su 4 e anche 5 piani, le nicchie nelle quali venivano murate le olle cinerarie in terracotta contenenti le ceneri dei defunti. Le nicchie sono inquadrate da una decorazione dipinta in sottili linee rosse che scandisce tutte le pareti. Al centro delle due pareti principali di entrambi gli ambienti sono inoltre conservate due edicole, grandi nicchie sormontate da timpani sorretti da due colonnine di stucco. Sulle pareti di fondo delle nicchie sono rappresentate, sempre in stucco, figure femminili avvolte in delicati panneggi che compiono sacrifici su piccoli altari. Queste figurette, modellate nello stucco e con i particolari dei corpi resi da sottili linee incise, si staccano dal fondo delle pareti creando suggestivi giochi di ombre e luci che si ampliano poi sulle volte degli ambienti, dove la decorazione, sempre in stucco, è perfettamente conservata, tanto da rendere questi ipogei della Via Campana secondi soli a quelli esistenti in Roma. L'eccezionalità di questi ipogei, che appare evidente ove si pensi che anche nella stessa Roma sono pochissime le costruzioni funerarie che ci abbiano conservata intatta la decorazione in stucco, era ben nota già agli antiquari napoletani ottocenteschi, se Lorenzo Palatino nel 1805 così ce li descrive. In queste vie vi si ravvisano molti antichi sepolcri. Le più rinomati sono nella Via Campana. Tra tutti però si distinguono i seguenti. Il sepolcro sotterraneo, che si osserva nella masseria di Carmine Caiazzone a mano sinistra prima di giungere nella chiesa di San Vito. In questo vi si ravvisano alcuni lavori di stucco molto ben maneggiato. Ed in effetti, nelle volte degli ipogei del fondo Caiazzo appaiono inserite in un fitto gioco di riquadri leggiadre figurette femminili avvolte in morbidi panneggi, scene di banchetto, scene di caccia, nelle quali piccoli uomini muniti di archi e frecce inseguono cerbiatti e cercano di catturare dragoni alati. La pratica della decorazione in stucco dei sepolcri puteolani offre un'ulteriore conferma dello splendore che la città raggiunse a partire dall'età di Augusto sino a tutto il secondo secolo d.C. La decorazione in stucco, infatti, doveva essere molto costosa e sembra essere caratteristica dei sepolcri appartenenti a famiglie molto ricche che potevano permettersi di spendere molto per i loro costumi funerari. Gli stucchi delle necropoli puteolane sono opera di diversi artisti. Essi offrono un'idea di quanto fosse diffusa la decorazione in stucco nell'età imperiale, del numero degli artisti e degli artigiani che vi si dedicarono, della ricchezza e della diversità delle loro opere.